entro il porto di Trieste la burrasca. Mare canuto di riccioli bianchi rabbuffato dalla bora. È arrivata anche quest'anno la sfrenata visitatrice degli inverni triestini. Bisogna equilibrarsi con la corsa nella corsa della bufera. I vigili invidiano la stabilità dei monumenti. Altri fanno da traghettatori alle vecchie. Fiume di vento che spopola le vie, s'arrabbia sui crocicchi. Dai magazzini municipali sono uscite le classiche corde, ma da un marciapiede all'altro la traversata è scoperta. Le raffiche hanno raggiunto la velocità di 120 km. Alle svolte fanno vortice. Ci sono stati feriti, perfino un treno scoperchiato. Pure noi guardiamo con uno speciale sentimento a questa buriana. È un aspetto di Trieste, fedele al suo clima come ai suoi ideali. Forza triestini, tornerà il bel tempo. Barcolana 52 annullata, cancellata, causa bora scura, come si dice a Trieste. Ma no, è successo che le condizioni meteo, come da previsioni, sono puntualmente arrivate. È arrivata la bora, una bora veramente importante, tosta, che ha portato gli organizzatori ad annullare la regata alle 7 del mattino. Alle 7 del mattino, io ripeto, come ho già detto in altre interviste, forse un po' troppo presto per quello che è una regata, perché la regata ha la possibilità di essere posticipata. Poi sicuramente le previsioni non avrebbero dato la possibilità di regattare alla Barcolana, la Barcolana di tutti. Ho sentito dire che la Barcolana è di tutti, però la Barcolana, se è di tutti, è anche un po' nostra, perché anche noi facciamo parte di questo evento e quindi considero che va tutelato anche un po' quello che è i team che vengono qua, che si organizzano in un certo modo per far parte di questo evento. Io mi considero un figlio della Barcolana, sono nato nella Barcolana, sono stato direttore sportivo della Società Velica Barcola Grignano parecchi anni fa ormai, e ho contribuito in tutti i modi alla crescita di questo evento. Credo di continuarlo a fare, perché come chi ha visto questi giorni, noi anche di riflesso in ogni modo comunichiamo che la Barcolana è un evento unico al mondo, che non ha altri rivali. Mi dispiace vedere che non c'è più quel giorno di recupero Barcolana che c'è sempre stato nel calendario delle regate. Chi si ricorda gli anni scorsi, ora non ricordo esattamente quando, però c'era il giorno di recupero Barcolana, che era la domenica dopo. E questo secondo me deve essere un pensiero che gli organizzatori devono fare, di avere la possibilità di avere un giorno di recupero. La Barcolana non può essere più one shot, è troppo importante per tutti quanti, per la città, per gli appassionati, per gli amanti della Barcolana. Gli sponsor fondamentalmente tornano se c'è qualcosa su cui poi investire, comunicare e raccontare. Mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di regattare, di avere un delay al giorno dopo, il lunedì, anche se tutti lavorano il lunedì, noi lavoriamo ogni giorno, noi per 365 giorni all'anno lavoriamo per arrivare, per creare questo team, per tenere in piedi questo team, per mantenere l'interesse su questo team, su una barca di triestini che ha l'orgoglio di rappresentare questa città anche in altri campi di regata, ma di più di tutto ha l'orgoglio di poter cercare di vincere questo evento che è della città di Trieste. Era una decisione estrema far partire la Barcolana. Noi non siamo un benchmark per quello che è la sicurezza. La nostra barca ha dei target di sicurezza che sono estremamente elevati, può partecipare a regate di grado 1, quindi Sydney Hobart, Fastnet, regate di molto molto dure. Per cui noi non possiamo essere considerati un benchmark. Sicuramente noi avremmo navigato in difficoltà, ma avremmo navigato. Però non siamo noi quelli che vanno presi come riferimento. Noi potremmo essere presi
come qualcuno del nostro equipaggio potrebbe far parte di un comitato dove viene, come nelle MotoGP o nelle Formula 1, c'è un ex pilota o un pilota che fa parte dell'organizzazione dell'evento e viene chiamato in causa quando ci sono delle condizioni estreme, e per cui lui, come rappresentante dei piloti, dice: signori, oggi non si può correre perché sono condizioni troppo estreme, e là sono tutti professionisti. Il problema della Barcolana è che ci sono i professionisti e ci sono tantissimi amatori, tantissimi appassionati della Barcolana che devono essere tutelati. Non voglio essere preso, stracapito. Io sono un amante della Barcolana, in primis. L'ho sempre fatta, la faccio da quando ero bambino, e per questo noi sempre cerchiamo di coinvolgere i bambini nella nostra attività, perché vogliamo trasmettere la passione che abbiamo per questo evento, che abbiamo per il mondo della vela, che abbiamo per il mare. Però credo che in qualche modo questo evento sta diventando talmente importante che deve essere considerato un evento dove ci deve essere un comitato tecnico esterno che viene chiamato in causa anche nel momento in cui ci sono delle condizioni estreme. Ma non, le condizioni oggi non erano per la Barcolana, come non erano quelle dell'anno scorso, perché l'anno scorso erano condizioni estreme, abbiamo regattato con zero vento, quindi se è stata annullata quella di quest'anno doveva essere annullata quella anche quella dell'anno scorso, o posticipata quella dell'anno scorso. Bisogna cercare di trovare un mix giusto per riuscire a far sopravvivere questo evento, perché 2 anni così, se succede anche il terzo anno, poi non c'è più nulla da raccontare. Non c'è più l'emozione da trasmettere ai propri figli o da trasmettere agli amici o da trasmettere ai tifosi, e questo potrebbe essere un peccato. Credo quindi che sia giusto considerare, questo è un invito che faccio in modo molto tranquillo e sereno al comitato organizzatore, di riconsiderare la possibilità di avere un giorno di recupero della regata Barcolana, che potrebbe essere il lunedì, oppure potrebbe essere addirittura che la Barcolana venga fatta il sabato con la possibilità di recupero la domenica. Trieste, la Bora c'è, visto che a Trieste il poco vento o il zero vento c'è, riuscire a trovare un mix giusto credo sia la soluzione migliore per il futuro di questo evento. Quando si può pensare di arrivare ad un annullamento di un evento così importante, anche in un anno dove ci sono stati annullati tutti gli eventi sportivi possibili e immaginabili. Il segreto al mix della Barcolana è la possibilità di essere tutti sulla linea di partenza, i big, gli amatori, chi viene semplicemente per esserci, chi ha il piacere di far parte di questa grande storia che è la regata Barcolana. E questo è il grande successo. Io ti voglio dire che sulla linea di partenza siamo tutti uguali, ovviamente noi poi ci allontaniamo più velocemente degli altri, ma quando siamo sulla linea di partenza le regole di regata valgono per me come valgono per una famiglia di amatori che viene a fare la regata con un meteor di 7 metri, di 6 metri, come per il gruppo di amici che noleggia la barca e viene a Trieste per fare la Barcolana. Quindi le regole di regata sono fondamentali, e anche per questo le regole di regata valgono per un eventuale posticipo della regata, per un eventuale deferimento della regata, per un eventuale spostamento della data della regata. Quindi non è che sto dicendo qualcosa di assurdo o, come dire, personale o di interesse mio per quanto riguarda quello che è stato il nostro team. Noi siamo un team sicuramente di professionisti, noi domani mattina saremo qui con tutto il team, una parte sarà sulla barca a preparare la barca per i prossimi eventi, una parte sarà all'hospitality a smantellare l'hospitality, quindi noi il lunedì lavoriamo come gli altri, non è perché siamo professionisti non lavoriamo il lunedì, noi lavoriamo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, lavoriamo 7 giorni su 7, anche 24 ore su 24, quindi questa cosa qua che viene detta che noi il lunedì non lavoriamo è una battuta poco felice considero, per cui troviamo la soluzione tutti assieme. Sono sempre stato molto aperto ai consigli e a cercare di essere coinvolto in quello che potrebbe essere un futuro di tante cose. Mi chiamano fuori da Trieste a partecipare a convegni, a raccontare un po' quello che è, a cercare di organizzare eventi. Qui a Trieste forse a volte siamo un po' troppo gelosi del proprio orticello.
come rimaniamo col Team Fast and Furious? Ah, beh, il Team Fast and Furious è un programma importante, ricomincia già mercoledì a preparare la barca per questa regata Trieste-Venezia. C'è la Venice Hospitality Challenge, che è un altro evento molto particolare, che io considero come il Gran Premio di Monte Carlo della vela, perché è l'unico evento che è regato all'interno di una città, circuito cittadino. Poi abbiamo la regata veneziana e poi ci fermeremo, torneremo a Trieste, la barca tornerà ai lavori per la prossima stagione che inizierà a maggio. Avremo sempre la barcolana nel nostro calendario. Sempre buon vento e a presto. A presto.